Bene, allora mi trovo nel camerino con due dei cinque Ninas drag queen, che in questo momento tanto drag non sembrano, eh no, e non vogliono neanche farsi vedere vestiti da drag. Vabbè, quindi cosa devono fare? Devono venire? A vedersi, Sì, devono venire a vedere certo. lo spettacolo, non è che pisano. Ok, allora. Prima facciamo un passo indietro, quando e perché nascono le Ninas Drag Queen? Ok, volentieri. Facciamo un passo indietro di 11 anni? Ma Così sì. dai, poi non li raccontiamo tutti 11, dai, però almeno l'inizio. Sì, il fondatore. Fondatore, correva l'anno 2007, veniva riaperto dopo tanti anni il Teatro Ringhiera, che è un teatro periferico Che adesso l'hanno milanese, chiuso. che adesso è di nuovo chiuso, però all'epoca veniva riaperto dopo tanti anni, aveva vinto il bando per quel teatro la compagnia Atir, diretta da Serena Senigallia. Nell'autunno appunto del 2017 lo riaprono e decidono di lanciare un festival dedicato a Milano, così per far sapere di questa riapertura. E Fabio Chiesa, attore della compagnia Atir, che oggi non è più con noi e che non smetteremo mai di piangere abbastanza, vittima di un incidente stradale. Comunque c'è una piazzetta C'è dedicata. Sì. sì, la piazza antistante il teatro, ora porta il nome di Fabio, per piazza Fabio Chiesa. E insomma, Fabio, che aveva questo desiderio, lo faceva già in modo informale ogni tanto, di fare delle comparsate en travestì in occasioni piuttosto informali, propone a Serena, dice: ma perché non chiudiamo il festival con una performance drag? E Serena gli dà l'ok, lui cerca fra amici, attori, qualcuno disponibile a fare questa cosa, e all'epoca rispondemmo all'appello io, Lorenzo Piccolo e Ulisse Romano, e così nasce questo collettivo, questo gruppo delle Ninas Drag Queens, che ovviamente tuttora, devo dire, mantiene intatto lo spirito di uno spazio di creazione veramente libero, divertente, che poi negli anni, ovvio, ha trovato degli sbocchi interessanti, teatrali, e diciamo queste sperimentazioni sono diventate la base della nostra poetica, per cui oggi ci fidiamo di riscrivere i classici, arrivare persino a scomodare Shakespeare. O Per fare, Chekhov, come ho già fatto, che sì, avete già fatto. Cocteau, John Ok. Gay. Ha parlato Gianluca Di Lauro, Sì. ok, che non l'abbiamo presentato, invece. Io sono Sax Nicosia e per me la storia Ninas inizia nel 2010, proprio grazie, quindi 3 anni dopo la fondazione, proprio grazie a Fabio. Io ho preso contatto proprio con Latir, dovevo fare uno spettacolo con la regia di Serena Segaglia, il mio personaggio in quello spettacolo aveva una, come dire, un personaggio androgino, la luna della Nozze di Sangue di Lorca, e Fabio disse a Serena: allora, perché l'attività delle Ninas è anche un'attività laboratoriale? Nel 2010 le Ninas già facevano i primi laboratori per diventare drag queen, laboratori aperti a tutti, aperti sia agli attori professionisti che a persone comuni che avevano voglia di sperimentare questo tipo di teatro. E Fabio disse a Serena: porto Sax con me e facciamogli fare il laboratorio, perché così magari trova qualcosa che poi serve a quel personaggio lì. E quindi io feci questo laboratorio, un'adepta, quelli che noi oggi chiamiamo le adepte delle Ninas. E insomma, quindi io feci il mio esordio come allieva Ninas. Certo, ero già un attore professionista, quindi dopo l'esito, dopo lo spettacolo, Gianluca e le Ninas mi chiesero di entrare a far parte del collettivo. E da allora non mi sono Non l'hai più rimesso, mollato. no, decisamente no. Bene, allora Gianluca ha detto che avete scomodato Sì. dei clan, ne avete scomodato un altro. Sì. Allora, io sono qui per il titolo, ditelo voi, perché poi nel titolo si nasconde Il qualcos'altro. titolo è Queen Queen Lia, Lear. bugiardi. Mamma mia, volevo arrivare proprio su questo. Statemi a spiegare chi è Lear o Lea R. Chi è? Allora, ovviamente il testo è Re Lear di Shakespeare, abbiamo scomodato William Shakespeare nella nostra rivisitazione di questo testo meraviglioso, cosmico, lo definiamo perché al suo interno ha tantissimi meravigliosi temi eterni. La nostra rivisitazione
prende la famiglia, cioè tiene il fuoco sulla famiglia e sui rapporti personali che ci sono fra questa donna, Lea Rossi, okay, che è una donna italiana, emigrata in Inghilterra, dove ha aperto un negozio di bambole, giocattoli e bric-a-brac, ha le sue tre figlie, la sua fedele amica Kent. Ah, sei tu? Non mi sperato. Cazzo! Cazzo dice? No, questo sarò. E alla sua fedele amica. E tu chi sei allora? Lea. Attenzione, l'hai provocata. Mi hai provocata, questi sono i suoi capelli, sì. Io sono Lea. Lea Rossi. La simpatica vecchietta. La simpatica, la definirei signora Agile. Ah, ok, va bene. E noi raccontiamo la difficoltà. La difficoltà all'interno di una famiglia di gestire una persona anziana che ha uno scollamento con la realtà, per cui demenza senile inizia a essere un problema di gestione per le figlie. Quindi allora, se ricordo bene, cioè comunque nella Re Liar il re decide cosa fare con le tre figlie, l'impero a chi lasciarle. In questo caso c'è la stessa cosa, cioè questa donna decide a chi lasciare il negozio oppure... In questo caso allora noi abbiamo tolto un po' di potere e di importanza al bene materiale in sé. Quindi il negozio. Quindi, esatto, il negozio non è niente di che, non è una lussuosa boutique per cui le figlie s'ammazzano, al contrario, è l'eredità e più che altro la domanda muove molto sui sentimenti, la domanda dell'anziana è chi di voi mi ama di più, così come la domanda è la stessa, cioè, no? Le tre figlie rispondono come nel Lear, due sono compiacenti, due e una no. Sì, nella nostra storia in realtà sono tutte single. Ah, ok. Contemporaneità, sai, oggi si sposa di meno, quindi c'era bisogno di maritarle. C'è la preferita oppure? La preferita c'è, quella sì, resta. Sì, Cordelia, sì. Okay. L'impianto, specialmente cioè, in scena 1, proprio come stavo dicendo Gianluca, è Shakespeare, è Re Lear. Lei appone questa domanda alle figlie e le figlie rispondono esattamente come nel testo. E Kent? Kent viene a prendere le difese di Cordelia e viene cacciata in un moto di ira di Lea, perché mi frappongo fra lei e la figlia nel momento del litigio e quindi vengo defenestrata. Però, come in Shakespeare, Kent torna, non può lasciarla invecchiare da sola, è stata fedele tutta la vita, trova il modo di camuffarsi, e per noi vabbè è un gioco nel gioco, il travestimento sul travestimento. E cioè quindi... diventerai maschietto? No, no. divento un'altra donna chiamata Clara, esatto, che ha un po' il sapore di una figura uscita da un film degli anni 50, a caso, Viale del Tramonto, ecco. In modo che sia molto familiare a lei. Quindi Lea e la sua amica hanno passato intere giornate a vedersi film degli anni 50, a sentire Mina e Bizet nel giradischi, e quindi hanno quell'immaginario lì, lo costruiamo, nello spettacolo si capisce, e quindi io cerco, per essere accettata da lei, di esserle una figura familiare, qualcosa che la possa stimolare, che le piaccia, per essere riaccettata nella sua vita e potermi prendere cura di lei fino alla fine. Ok, hai parlato di musica. Sì. E quant'è fondamentale in uno spettacolo, cioè nelle draghe è fondamentale. Sì, sì, invece siamo più verso il teatro, però. Sì. In realtà questo spettacolo per Lineas segna davvero un passo in avanti. Ma in questo spettacolo abbiamo fatto un passo in avanti, e cioè cantiamo dal vivo? No! Sì. Sì, sì. E le canzoni sono originali, scritte da Enrico Melozzi, per lo spettacolo e per la compagnia. Non siamo cantanti, siamo attori che ogni tanto si sono prestati nella loro carriera anche a cantare qualche cosa, ma sempre stando insomma un passo indietro rispetto al cantante. Questa volta abbiamo deciso di investire un po' anche su noi stessi, sì, quindi di vincere certe cose che magari, insomma, ostacoli che ci sembravano altissimi, invece poi lavorandoci nella vita tutto si raggiunge, quindi siamo messi di buona lena a studiare canto, così come abbiamo anche studiato inglese, perché poi l'altra particolarità è che noi l'abbiamo fatto scrivere in inglese questo spettacolo, perché noi vogliamo andare all'estero, questa è la bravi, nostra, ci riuscire, ci dobbiamo riuscire, assolutamente.
Cruciamo le dita. Una cosa, allora, visto che comunque la tematica a me è molto cara, avendo avuto il padre, piango stasera? È possibile, sì. Io ti consiglio di tenere i fazzoletti a portata di mano, però faremo di tutto anche per risollevarti il morale immediatamente dopo. Ci sono sicuramente... Perché mi parli di problema senile, quindi so cosa vuol dire. Quindi è difficile anche per un figlio avere un padre, in questo caso una madre, prendersene cura, non è facilissimo. No, questo ce l'hanno detto in molti, anche quando abbiamo fatto le anteprime, anche ieri sera. È un tema molto sentito, perché appunto è molto comune che in casa, se non è un padre, può essere una sorella, può essere un fratello, insomma qualcuno che ti è vicino, che è in casa con te, e del quale da malato, del quale ti devi prendere cura, ti devi prendere cura di lui, di lei, della sua malattia. Però siamo Ninas, quindi questo spettacolo si sorride anche, è trattato, un tema trattato con serietà, ma anche con leggerezza. Con una leggerezza rispettosa, non una leggerezza. Ieri ci hanno detto soffice. È una carezza. Una carezza. Siete stati soffici, questo è stato un bellissimo complimento. Sì. Sì. Hanno proprio usato questa parola, una carezza, siete stati soffici in un tema così delicato che io ho molto sentito, ci ha detto questa persona. Speriamo appunto di essere stati misurati, quindi che l'insieme sia il giusto mix di lacrime e risate, ci pare per ora di sì. Che poi le drag, io le associo anche un po' ai clown, nel senso... Totalmente. Capisci? E a me il clown alle volte fa anche piacere. Ma infatti, assolutamente, ma noi ci definiamo così, dei clown. La definizione che ci diamo. È una maschera quella della drag, trucco pesante, parruccone, tacco... E appena lo indossi, questo lo dico da performer, da attore, sale sul palco e così capisci subito che hai indossato una sorta di superpotere che appunto per chi ha anche esperienze di clownery pura lo associa a quello. Sei subito un'immagine che aumenta la tua realtà di singolo attore perché stai indossando proprio una maschera specifica che è quella proprio del clown. Esco un attimino dal seminario. C'è del pregiudizio nel vostro lavoro? Nel senso verso il nostro lavoro da parte... Sì. Allora, devo dire che non è facile spiegarci laddove non ci conoscono. Nel senso, leggere in cartellone che arrivano le Ninas Drag Queens effettivamente può portare una serie di letture che sono in realtà molto diverse da quello che siamo noi, quello era. Però noi siamo tutta gente di teatro e nello stare insieme abbiamo poi portato questa esperienza dentro il nostro fare teatro. Quindi il pregiudizio è appunto verso questo nome che ci portiamo dietro di Drag Queen e quindi noi dobbiamo essere bravi a raccontare che dietro c'è un pensiero teatrale, c'è una poetica, un desiderio di parlare al pubblico di oggi raccontando storie eterne, avendo inserito però una figura un po' moderna di spettacolo che poi appunto analizzandola bene alla fine al plan. È difficile scavalcare il pregiudizio, cioè noi spesso non riusciamo a far capire che appunto come diceva Gianluca, quella della Drag Queen è una maschera equivalente, visto che noi facciamo teatro, certo. Equivalente a Arlecchino, a Pantalone, a quella della tragedia greca o della commedia greca, al clown. Cosa devono fare? Devono venire a teatro dal 10 al 20 gennaio qui al Teatro Carcano. Poi, siccome i tuoi ascoltatori sono in tutta la penisola, possono seguire la nostra... Che io l'ho già messo lì. Grazie, la pagina. Sito, perché saremo a Prato, saremo a Livorno, saremo a Barga, saremo ad Asolo... E poi in futuro ci auguriamo anche molte altre piazze. Speriamo anche fuori, abbiamo detto. Sì, speriamo. Ok. Mi abbraccio. Grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie mille. Ciao.